Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi una propedeutica al power yoga. Portiamoci subito in posizione, intensive pose. Le ginocchia restano vicine, il bacino va per dietro basso, le braccia sono tese per sentire la chiusura delle scapole e l'apertura del tuo torace. Inspira. Da questa posizione la tua mano destra va all'esterno del ginocchio sinistro, apri il torace. Ritorna col tuo braccio destro in apertura, il bacino è sempre verso il basso, braccio sinistro all'esterno e apro il torace. Te lo chiedo ancora una volta, inspira, torna in posizione, braccio destro all'esterno, il braccio sinistro che va lontano. E ancora un'ultima volta, col tuo braccio sinistro che va all'esterno del tuo ginocchio destro. E si torna. Inspira, intensive pose. Il torace cresce verso l'alto, la schiena si allunga. Ed espira, mani verso terra. E ora porta le tue mani sulle ginocchia, prendo l'aria, allunga la tua colonna. Ed espira, rilassa. E ancora, mani sulle ginocchia, prendi l'aria, crea spazio tra le tue vertebre, allontanando la tua testa dal bacino. La spalla resta bassa, rilassa. Te lo chiedo ancora una volta, mani sulle ginocchia, inspira. Trova la tua ampiezza. Ed espira, rilassa le tue braccia, cammina con le mani in avanti, portando il polso sotto le tue spalle, piedi apertura delle anche, appoggia le ginocchia a terra, lentamente scendi portando il torace verso terra e prendendo l'aria facciamo il baby cobra, la spalla si chiude, inspira, allunga la tua colonna, ritorno sulle tue ginocchia e da questa posizione il bacino verso l'alto e sono in down dog. Si torna in plank. Nuovamente ginocchia a terra, l'addome forte, scendo col busto, schiena ferma e nuovamente inspira, up. Espira, ritorno. Down dog. Usa la pressione delle tue braccia per spingere il bacino per dietro alto e andare a provare a incastrare le scapole. Da questa posizione fuori l'aria, srotola la tua colonna. Posso restare con le ginocchia sollevate, scendere col busto sempre attivo e questa volta al posto di fare il baby cobra ti chiedo l'up dog, dove la scapola si chiude, il gluteo si stringe e il dorsale ti porta verso l'alto. Ritorno nel down dog, lo facciamo ancora due volte insieme ed espira, basta in plank. E poi decidi se restare con le ginocchia sollevate o tornare a terra, scendere nel crocodile. E nuovamente vengo su nell'up dog o nel baby cobra, scegli tu. Dorsale attivo, gluteo stretto. Ed espira. Talloni che possono restare sollevati o provare a schiacciarli usando la forza delle tue braccia. Un'ultima volta, la schiena si srotola, il busto che scende, vengo su nell'up dog e ritorno in down dog. E rafletti le tue ginocchia, la gamba destra fa un passo avanti, abbassa il bacino, allunga la tua colonna. Richiama la tua gamba
sinistra, rilassa le spalle e inspira, cresci verso l'alto con le spalle e il capo rilassato, mani verso il cielo, in te, monta in pausa ed espira. Mani sulle ginocchia, prendi l'aria, allunga la colonna. E torna con le mani a terra. Plank, gambe lontane da te. Down dog. Plank. Crocodile. Cobra o up dog. Lo facciamo ancora una volta sul tuo lato sinistro, le ginocchia si flettono, la tua gamba sinistra fa un passo avanti, il bacino scende, la schiena si allunga, richiama la tua gamba destra, rilassa le spalle, rilassa la cervicale, prendo l'aria, srotola e inspirando vado nel mountain pose, il torace cerca l'altezza ed espira, le mani vanno verso terra e poi riporto sulle ginocchia per inspirare e allungare la tua colonna e poi espira, rilassa. Le mani sono forti a terra, fai un jump per essere nuovamente nel tuo plank. La schiena non si perde. E ora spingi forte col braccio destro a terra, ruota sul fianco. Attivo l'addome, il braccio sinistro sale e la tua gamba sinistra la richiami. E poi fai il passo avanti. Il bacino torna basso, la schiena si allunga e richiamiamo la nostra gamba destra, rilassa le spalle e nuovamente inspira, la sequenza la conosci, intensive pause ed espira, vengo giù, mani a terra. E poi le porto sulle ginocchia, prendo l'aria, allunga la colonna, come se volessi creare lo spazio tra le tue singole vertebre. Riporta le mani a terra. Jump per andare in plank, dal lato opposto, braccio sinistro che spinge a terra. Ruoto il fianco, attiva il fianco. Il braccio si apre, richiama la tua gamba destra e poi faccio un passo per tornare col bacino in allungamento, la schiena che cresce, richiama l'ultima volta la tua gamba sinistra, rilassa le spalle. Da questa posizione lentamente snoccio il saldo, le spalle si chiude, restiamo con la gamba destra davanti, warrior one, tallone sinistro a terra, ginocchio destro aperto, scendere col bacino, inspira le mani verso l'alto, prendo l'aria, cerca l'ampiezza torace, senti la forza sulla gamba posteriore e poi ritorno con le mani a terra, richiama la tua gamba sinistra col ginocchio che si avvicina, arricciati. E ora torna con la tua gamba lontana da te per stare nel guerriero 2, il bacino che resta basso, ginocchio destro sempre aperto, le braccia sono lontane,
Inspira, Sun Warrior. Devo aprire il mio fianco destro. Posso usare la mano per avere un appoggio e cercare l'ampiezza del mio fianco. E prendendo l'aria porta il tuo sguardo verso l'alto. E poi ritorno. Nell'extend warrior, dove vado solo ad allungare il fianco, braccio destro ben appoggio e braccio sinistro segue una linea immaginaria tra gamba, tronco. Il gomito ti aiuta per tenerti in appoggio. E ancora inspira, torno nel sun warrior. Inspira, ampliati. Sguardo verso l'alto e quando espira torna extend warrior. Se voglio posso non appoggiare più il gomito ma restare col braccio in apertura. Ancora una volta sun warrior, inspira, poi ritorno extend warrior. E poi porta le mani a terra, richiama la tua gamba sinistra, rilassa. Lentamente snocciola, torna verso l'alto, fermiamo lato. E questa volta è la tua gamba sinistra che va davanti, talone destro appoggiato a terra, devo scendere col bacino. E le braccia volgono verso l'alto, il torace cresce, non perde. E poi torna con le mani a terra, richiama il tuo ginocchio per portarlo vicino al tuo ginocchio sinistro ed espira, chiuditi. E poi porta la tua gamba destra lontana da te e siamo nel nostro guerriero 2. Sempre col ginocchio aperto, sempre con le braccia in apertura. Sun Warrior, il tuo fianco sinistro si apre, inspira, e scendi fin dove te la senti, e poi ritorno, extend, Warrior. Torna nel Sun Warrior, inspira ed espira, extend, e questa volta posso restare, posso anche afferrare volendo la caviglia, il braccio aperto. Ancora una volta, inspira. Torno, extend warrior, mano all'esterno, il torace si apre e porta le mani a terra, richiama la tua gamba destra, rilassa le spalle, rilassa la cervicale, piega leggermente le ginocchia, inspira. Torno verso l'alto. Ok. Altro esercizio. Ci portiamo semplicemente con la nostra gamba forte destra a terra. Prendiamo la nostra gamba sinistra, possiamo portarlo all'altezza della caviglia, del polpaccio o del ginocchio. Osserva un punto fisso col tuo sguardo e quando lo trovi inspira, porta le mani al torace
rilassa le tue spalle. E quando te la senti, incroci le tue dita, distendi le braccia verso l'alto e poi salgono, ruotando il palmo delle mani e cercare di crescere in lunghezza. Resta e poi sciolgo, si cambia lato e questa volta la tua gamba sinistra cresta in appoggio a terra e sarà la tua gamba destra che andrà all'altezza della caviglia o del polpaccio o del ginocchio, l'importante è che tu trovi il tuo centro, questa è la figura dell'albero, ok? L'equilibrio tra la terra e il cielo. E quando trovi stabilità, le mani vanno al centro del petto, la spalla si rilassa. E poi intrecci le dita, le braccia vanno fronte per poi salire e inspira. Il palmo ruota verso il cielo e tu cerca di crescere verso l'alto, trovando il tuo equilibrio. E poi sciolgo. E si torna a terra. Portami la tua gamba destra davanti a te, la sinistra va per dietro, le mani forti a terra, devo ruotare per avere l'anca squadrata, il bacino resta dritto, le mani a terra e da questa posizione devo solo andare ad afferrare il collo della mia gamba posteriore, quella sinistra, il torace va in apertura. Da questa posizione posso anche abbassare leggermente il bacino, guardare sempre un punto fisso e con la tua mano destra portarla all'orizzonte. E poi appoggio, cambiamo lato, gamba sinistra davanti a noi. Ruoto, l'anca si squadra e questa volta sarà il collo della mia gamba destra che verrà preso, la spalla sarà sempre bassa e il torace aperto. Quando te la senti, il tuo braccio sinistro sarà all'orizzonte. E poi sciolgo. Torniamo pure le nostre ginocchia che resta in apertura e porto il bacino sui talloni e vai a avvicinare la fronte verso terra ed espira. Torna, quadrupedia, il polso resta sopra la tua spalla, gomito leggermente piegato, butta fuori l'aria, devi creare spazio tra le vertebre andando ad arrotolare vertebra dopo vertebra. Quando inspirare torna con la tua schiena lunga e neutra e ancora espira, la schiena si arrotonda. Ed inspira. E ne chiedo ancora due, fuori l'aria. Inspira. Facciamo l'ultima, fuori l'aria.
portiamoci pancia a terra, braccio sinistro lontano da noi, vado ad afferrare nuovamente la gamba destra, la spalla è bassa, usa la tua forza per respirare e andare a ricercare la piezza. Usando la forza della gamba e poi sciolgo, cambiamo lato, quindi sarò a braccio destro, lontano, andiamo ad afferrare la nostra gamba sinistra e nuovamente stirando ed estiro, sciolgo. Possiamo anche farlo andando ad afferrare entrambe le nostre caviglie e la spalla è chiusa. Se te la senti, espirando, stringo forte il gluteo e vengo su fin dove me la sento. Ed espira. Portami le mani al torace e torniamo sulle nostre ginocchia. Andiamo solo a distendere le gambe portando i talloni a terra, rilassa le tue spalle. E ti chiedo ancora di prendere le tue mani, intrecciarle dietro la tua colonna e distendere il polso oltre il tuo capo. Piega leggermente le ginocchia e torna con le mani a terra ed inspirando una vertebra alla volta torniamo per l'ultima volta verso l'alto lasciando la spalla e la testa salire come ultime. E portami una volta il tuo orecchio destro sulla spalla, la tua mano destra si appoggia, rilassa la spalla sinistra un espiro profondo e poi sciolgo, questa volta porta la tua mano sinistra sul capo portando l'orecchio vicino alla spalla. Lasciati vincere dalla gravità rilassando la tua spalla destra. Sciolgo e ti chiedo un'ultima mezzaluna per avanti. Se la cervicale non ha problemi ti chiedo un giro completo. Quando il mento arriva allo sterno faccio un giro dalla parte opposta. In centro, sollevo il capo, scrollami la spalla una volta, per avanti basso e una volta per dietro alto. E questo è quanto, vi aspetto al prossimo video, grazie mille.